Libro bianco. Sì, questo è un po' il nostro contributo come associazione. Io, diciamo, sono un aggregato, un ultimo arrivato all'associazione, storicamente Franco Giacomelli, ma anche tante altre persone. E, diciamo, è il frutto un po' di tutta una serie di attività, di ricerca, di presenza sul territorio, anche di documentazione storica. C'è una ordinanza della Capitaneria di Porto del 1990 che neanche più la Capitaneria di Porto. Quindi, e io devo dire che con soddisfazione anche personale, nell'ultima parte di questo rapporto abbiamo voluto anche noi dare così una visione di quello che dovrebbe essere il mare di Roma, ma non solo, e che va direttamente proprio nella direzione indicata da lei, cioè che bisogna recuperare la risorsa naturale, bisogna rinaturalizzare dove possibile, è un bene comune di cui, a cui non possiamo rinunciare assolutamente, e questo deve essere un po' il faro che deve guidare le nostre iniziative e la nostra attività. Il discorso, come dire, economico che si è venuto a creare sulle spiagge, che sembra aver come dire, prevalso poi su tutte le altre considerazioni, non ci deve distogliere, cioè la gestione delle spiagge da parte del concessionario deve essere, come dire, un patto d'onore, con quello che noi abbiamo chiamato un patto d'onore con la collettività. Non è che si affitta un capannone industriale o un appartamento, è un bene comune che deve essere gestito, come dire, nel bene di tutta la collettività, e quindi questo deve essere un po' il filo conduttore di tutte le nostre iniziative. Grazie di nuovo, ho già fatto omaggio anche a Loredana. Abbiamo liberato simbolicamente un po' di mare, l'abbiamo restituito ai cittadini per ricordarci sempre di questa battaglia, quindi facciamo dono al Presidente Grasso. Ok. Accendavo da magistrato attraverso le indagini, adesso con la politica mi piace il contatto con le persone, conoscerle, sentirle, ascoltarle, perché solo conoscendo la realtà la politica può svolgere quella che è la sua funzione principale, cioè di risolvere o tentare di risolvere i problemi dei cittadini, e quindi il bene comune, che dovrebbe essere la politica con la P maiuscola, che purtroppo però vediamo che diciamo, non è molto presente sotto questo aspetto, purtroppo devo dire. Io appunto l'interpreto così perché non sono un politico di professione, ma tutta la mia esperienza passata appunto a combattere l'illegalità, a combattere le mafie, a combattere tutto ciò che è di illegale, adesso io pensavo di poterla continuare a utilizzare una volta che sono andato in pensione come magistrato, di poterlo utilizzare per il bene comune, per i cittadini. E quindi sono veramente entusiasta di poter continuare in questa azione. La facciamo ogni giorno in Senato, ma non si vede molto, devo dire. Purtroppo la nostra opposizione è oscurata da quello che sono i mezzi di comunicazione, perché ormai, siccome c'è nel governo sia maggioranza che opposizione, tutto il giorno tutti i telegiornali, tutte le agenzie di comunicazione non sono altro che nel rappresentare questo scontro tra maggioranza e opposizione.